Un protocollo per educare alla cultura finanziaria i pugliesi in difficoltà. Sperimentale, con la durata di 3 anni, il protocollo prevede dei percorsi di educazione finanziaria rivolta ai pugliesi, ma anche ai funzionari e agli operatori dei centri servizi per le famiglie, per consentire l'acquisizione delle competenze necessarie in materia. È un protocollo triennale, sperimentale, che in qualche modo permetterà ai nostri concittadini e alle famiglie pugliesi di essere più consapevoli di quelle che sono le dinamiche, diciamo, finanziare, per potersi difendere dall'usura piuttosto che da illegittimità o insomma eventi particolarmente complicati riguardanti appunto la finanza. Con il protocollo sottoscritto da Regione Puglia, ANCI Puglia, Rete Italiana di Microfinanza e Inclusione Finanziaria, in collaborazione con la Fondazione Monsignor Vito De Grisantis, si vuole dare uno strumento concreto di supporto che possa essere difesa contro l'usura e il gioco d'azzardo, soprattutto attraverso un modello di governance interistituzionale. Nella programmazione dei fondi per le politiche familiari abbiamo previsto che detti fondi possano essere anche utilizzati per questo tipo di attività, che è rivolta sia ai cittadini ma anche agli operatori dei centri servizi delle famiglie, che dovranno essere messi nelle condizioni di supportare le famiglie in un percorso che li porti all'educazione finanziaria e che quindi possa anche evitare i fenomeni di usura. Fare rete dunque per raggiungere obiettivi strategici, come gli strumenti utili e indispensabili per compiere scelte finanziarie consapevoli. Questo protocollo non fa altro che andare incontro a quelle che sono comunque delle problematiche che i comuni hanno e che devono affrontare. In questo caso ANCI sta cercando di mettere insieme alla collaborazione di Ritmi, la Regione e di Fondazione De Grisantis proprio uno strumento a favore dei sindaci e quindi che aiuti e supporti le famiglie con questi problemi. L'iniziativa nasce dunque con l'unico obiettivo, cioè quello di dare strumenti concreti ai comuni che affrontano in prima linea la situazione di disagio sociale ed esclusione finanziaria delle persone più fragili. Questi servizi tecnici ci sono, sia di assistenza legale, sia di assistenza psicologica, sia di aiuto a ristrutturare il proprio debito. Il problema è che bisogna farlo non lontano dalla realtà dei comuni, bisogna costruire una prossimità. Allora, l'ipotesi di questo accordo è sostanzialmente quello di dire: vediamo come con i comuni si formano personale a livello di ambito territoriale e lì si comincia a costruire un percorso di ascolto innanzitutto dei problemi dei cittadini. L'aspetto fondamentale del protocollo è far sentire alle famiglie che vivono in difficoltà economica la vicinanza istituzionale.